Ciao a tutti poracci, bentornati sul mio canale. Oggi in questo video vi proporrò un modo per risolvere il problema del Joy-Con Drift. Se siete finiti su questo video probabilmente già sapete a cosa mi sto riferendo quando parlo di drift, ma in caso contrario vi lascio qui in descrizione o sopra l'impressione un link a un mio precedente video dove spiegavo in modo dettagliato e approfondito la questione, soprattutto dal punto di vista di Nintendo. Per farla breve, comunque, il Joy-Con Drift è un difetto che sembra affliggere una grandissima percentuale dei controller della Nintendo Switch, i Joy-Con, che da un momento all'altro impazziscono e iniziano a registrare input di movimento anche quando le levette analogiche sono in posizione neutra. Mi avete segnalato tantissimi modi per risolvere questo difetto, da rimuovere la polvere a pulire i contatti con determinate soluzioni, ma tutte quante, seppur efficaci, si sono dimostrate solamente temporanee, perché poi il drifting puntualmente si è sempre ripresentato. Visto che Nintendo non sembra avere alcun interesse nell'arginare la situazione, ed essendo passati quasi 3 anni dall'uscita della console sul mercato, probabilmente i vostri Joy-Con ormai non sono più in garanzia, ho deciso di fare una guida su una soluzione complessa, sì, ma definitiva. Più che riparare la levetta, la andremo proprio a sostituire. Ora, siccome io ho la manualità di un neonato ubriaco e ci tengo a farvi vedere le cose nel modo più corretto possibile, ho invitato per la realizzazione di questo video il buon Rox, che si è già cimentato in questo tipo di operazione ottenendo ottimi risultati. Vi premetto che la guida non è venuta cortissima, ma in fase di editing ho preferito lasciare nel dettaglio tutti quanti i passaggi in modo da risultare il più chiaro possibile durante il processo di sostituzione. Vi lascerò comunque in descrizione, per agevolare un po' la navigazione di questa guida, i timestamp con tutti gli argomenti trattati all'interno del video. Quindi, prima di dare il benvenuto al nostro ospite, mi raccomando, lasciate un like per farmi capire che apprezzate questo sforzo, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video e seguitemi un po' ovunque su Discord, su Facebook e anche su Twitch. Vi lascio sempre in descrizione tutti i link social per seguirmi. Iniziamo! Ed eccoci qui con il dottor Rox. Buongiorno. 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 Più o meno, sì. È l'una di notte. È mezzogiorno. Spiegaci bene di preciso cosa andremo a fare. Andiamo a risolvere il problema annoso, solito annoso discorso del Joy-Con Drift. Okay. Questo controller Joy-Con blu, sinistro, è stato driftante per il poro Michele per più di un anno, penso. Sì, quando stavo in Francia già driftava. Esatto. Io mi ricordo il tuo video del Joy-Con Ori che avevi comprato per risolvere, che sta là e ora è lontanissimo da per prendere. Cosa andremo a fare? Non andremo a pulire, non andremo a rimuovere la polvere, ma andremo proprio a sostituire la levetta difettosa, che tra l'altro è pure bella danneggiata, perché io ho provato a pulire il cappuccetto, ho fatto un disastro. In cosa consiste l'operazione? L'operazione è molto facile. Io sono molto facile, però se sei una persona normale. Io sono un tecnico di aeroplani, quindi per me è tutto facile queste cose. Okay. Così. Quindi voli spesso. Per me l'unica soluzione per questo problema è la sostituzione della levetta. La levetta va sostituita perché dentro ci sono dei contatti elettrici che si usurano. Di cosa abbiamo bisogno? Michele, di cosa abbiamo bisogno? Beh, hai già sistemato tutti quanti gli attrezzi qua sul tavolo. Vedete benissimo, una cacciavite Tri-Wing 0, Y0, un normalissimo cacciavite a croce, adesso mi trovo questo da 2 ma sarebbe quello da 0, un attrezzino di plastica per pulire le unghie, per pulire le unghie principalmente, sì. Un plettro apri controller, questi sono dei kit per la Nintendo che si trovano su Amazon, su eBay. Sì, vendono questi set che includono tutto quello che è Nintendo praticamente. Poi una pinzetta normalissima per le sopracciglia, per quello che vi pare, una pinzetta di elettronica che metti, che ti meglio viene, che tiene il monociglio mentre metti, stai, tiene un pelo incarnito. Come fai? È il problema. E poi ovviamente una levetta di ricambio comprata su eBay, in questo caso molto economica. Io consiglio la sostituzione proprio per il basso prezzo
dei ricambi su eBay che costano tra i 2 e 3 euro al pezzo. Vi consiglio acquisto in blocco. Se avete due Joy-Con comprate almeno una coppia, se ne avete 4 Joy-Con comprate 4. Tanto prima o poi drifteranno tutti. Prima o poi drifteranno tutti, sicuro. Bene, allora direi che a questo punto possiamo iniziare con l'operazione vera e propria. Che guida seguiamo in questo caso? Perché hai preso dei punti di riferimento. Certamente, no? Non sono nato imparato. Ho usato la guida di iFixit, che vi consiglio caldamente. La guida è diversa per il gioco sinistro e il gioco destro, perché dentro sono costruiti in modo differente. Adesso vediamo l'unboxing del gioco sinistro. Perché questo comunque è un canale anche di collezionismo, quindi l'unboxing, io sento questa parola, è mia emozione. Il primo punto per aprire il Joy-Con e cominciare la sostituzione è usare il cacciavite Triwing 0 per rimuovere le 4 viti sul pannello posteriore. Parto da quella più in basso e la sistemo a sinistra. Le viti sono tutte uguali, però non fa male rimetterle al posto da cui sono venute. Questo è, diciamo, un consiglio generale. Un consiglio generale. In realtà, se le mischiate non succede niente, perché sono tutte uguali. Non sono, no, più che altro il problema è quando si perdono. No, non dovete perdere assolutamente queste viti, perché sono introvabili, sono a Y, quindi esatto. Buona fortuna a ricomprare una vite. Questo cacciavite possiamo anche buttarlo nel cesso, perché sono le uniche, queste sono le uniche viti speciali, sono quelle all'esterno. All'interno sono tutte viti normalissime. Il secondo passaggio è usare questo plettro per passare attraverso la fessura dal lato opposto dei tasti SLSR. Abbiamo aperto. Facciamolo passare intorno. Adesso che abbiamo aperto il retro del controller, delicatamente usiamo questa cerniera come se fosse la cerniera di un libro e apriamo come un libro piano il retro del controller. Bisogna riuscire a staccare questo, ecco, adesso si è staccato il rail dietro. E aprire come un libro piano. Ci sono dei connettori che non vanno assolutamente danneggiati. Questi due connettori. Quali? Questo connettore e questo connettore, che sono collegati ai tasti SLSR. Questa qua è la batteria bella grossa. Questa qua è Rumble, immagino. Questo è Rumble. Il prossimo passaggio è rimuovere con il nostro attrezzo di plastica per fare leva questo piccolissimo connettore, che è il connettore della batteria, connettore nero. Con questi due fili rosso e nero va tirato verso l'alto, non verso l'indietro ma verso l'alto. Bisogna fare leva dal basso verso l'alto in questo modo. Bisogna rimuovere la batteria dall'alloggiamento con il nostro attrezzo plettro, che ritorna sempre. Questo è un po' duretto la prima volta. Ecco, si è staccata. Abbiamo staccato la batteria, possiamo rimuoverla e metterla da parte per dopo. Ok. Queste tre viti dorate, una, due, tre, da rimuovere col cacciavite normale, secondo cacciavite. Con il cacciavite normale che tutti abbiamo dentro casa. Mi raccomando, queste altre due non dorate non sono necessarie da rimuovere. Continuiamo a rimuovere le viti del mid frame, si chiama così. Aprendo questo mid frame bisogna fare attenzione, perché c'è un altro connettore, questa volta il connettore del tasto ZL, che è cortissimo, adesso lo vedrete. Lo apro piano. Questo connettore è finissimo e cortissimo. Bisogna sollevare questa linguetta di protezione nera, che è il blocco del connettore. Ecco, adesso è sollevata. E poi con le pinzette delicatamente prendere il connettore e estrarlo dal suo alloggiamento piano piano, cercando di non danneggiare i fili, sono finissimi. Ecco fatto. Ogni volta che dici ecco fatto penso tipo tu abbia rotto qualcosa. Ecco fatto, non fatto rotto, niente. Questo che vedete argentato è il controller, la levetta del controller che andremo a rimuovere. Questa è quella originale. Prima di fare la rimozione è il caso di togliere questo connettore, che è il tasto L. Prima togliere questo blocco grigio, questa volta alzandolo, alzato, ecco fatto. E poi, con la pinzetta rimuovere il connettore di troppo. Dovrebbe essere uscito. Lo leviamo un po'. Svitiamo queste due viti che tengono in posizione
il controller con la, con il nostro cacciavite normale a croce, la seconda e ultima vite di questo Joy-Con. Bene, l'ultimo connettore, che è l'unico che ci interessava fin dall'inizio, è quello del, della levetta. Alziamo il blocco nero, estraiamo il connettore della, della levetta. E là, ecco fatto. E adesso attenzione a estrarlo, perché c'è una guarnizione nera. Ok. Che è questa qui. Ok, perfetto. E si sposta leggermente. Ok. Ora mettiamo a confronto i due, le due levette, quella originale che ha un connettore blu, quelle falsucce di eBay che hanno un connettore verde o giallo, hanno vari, vari colori. Vediamo il retro, sembrerebbe lo stesso, tranne che quella originale ha un numero stampigliato, quella falsa non c'è niente così, non l'hanno fatta così. Facciamo i passaggi al contrario, quindi reinseriamo il Joy-Con nella posizione adeguata. Anzi, vi consiglio per prima cosa di inserire il connettore, prima di inserire il Joy-Con nel foro. Ecco qua, dovrebbe essere entrato. Ho fatto un bel po' di strada. Blocchiamo il connettore con il suo meccanismo di blocco, con i gassi, così non facciamo danni. Ecco fatto, un bel suono. Dopodiché abbiamo inserito il connettore, abbiamo bloccato il meccanismo. Adesso passiamo a reinserire la levetta nel suo foro. Ok. Attraverso la guarnizione di cui abbiamo parlato prima. Quindi molto, con molta delicatezza facciamo passare. Ecco fatto, è passato. Ok. Continuando il processo inverso, possiamo avvitare con le due viti che abbiamo tenuto per ultimo, quindi piano piano, certo sono delle viti minuscole, quindi la, la bella stretta è relativa. Adesso inseriamo il connettore del tasto L, ecco fatto, è passato a mano, quindi è proprio facile, non, non incontra nessuna resistenza. Blocchiamo con il sistema di blocco grigio, tirandolo verso il basso, spingendolo verso il basso. Ok. E spingere, ecco fatto, è arrivato in posizione. Ok. Riprendiamo il nostro mid frame, inseriamo il connettore ZL. Bisogna fare attenzione a non danneggiare questo cavo, che è veramente sottile, sembra fatto di carta quanto è sottile. È quasi emozionante. Io sono molto emozionato, perché se non ci riesco entro 30 secondi tiro tutto il tavolo con tutti i computer. Ecco qua, abbassiamo il blocco. Abbiamo reinserito finalmente il connettore, abbassiamo il blocco e siamo a posto. Con questo mid frame possiamo riavvitare il mid frame al suo posto. L'ultimo foro, questo qui più lontano, questo foro in fondo alla board. Ok, sì. E il foro che fa scopa con quest'altro pezzettino qui. Questa è la posizione giusta, non deve incontrare nessuna resistenza. Okay. Possiamo rimettere le tre viti dorate con il cacciavite normale a croce. Continuiamo a riavvitare il mid frame. Abbiamo inserito le prime due viti, inseriamo l'ultima vite dorata. Questo passaggio è completato. Il prossimo passaggio è ripristinare la batteria. La colla deve stare sotto. Okay. E il lato superiore è quello col negativo, quindi col meno. L'ultima operazione è ripristinare il connettore della batteria con l'aiuto dell'attrezzo di plastica dall'alto verso il basso. Ho fatto anche click. Va bene, perfetto. L'ultimo passaggio, come vedete, sono rimaste solo le quattro viti esterne, è richiudere al libro. Come abbiamo aperto al libro, dobbiamo richiudere al libro. Fate attenzione a mettere in posizione bene il rail di ricarica e con i tasti SLSR. Intanto ha ripreso anche a funzionare la batteria, che è un buon segno. Vuol dire che non ho rotto con i fili della batteria. Esatto, è buono. Adesso riavvitiamo il nostro Joy-Con. Il nostro deve essere un intervento fantasma. Un intervento fantasma, che deve essere come nuovo. Buono. Se non che dentro c'è una roba farlocca da 2 euro su eBay. Però va bene. Che l'ultimo degli ultimi passaggi è collegare il Joy-Con al Nintendo Switch ed eseguire la calibrazione. Vediamo che se è già acceso, se è già collegato alla Switch. E andiamo a provarlo subito.
Inseriamo il Joy-Con appena riparato. Vado a calibrare. Calibra. Inclina verso la freccia. Rilascio. Ruota, due belle roteate. Rotazioni, calibrazione completata. Ah, proviamo se il Joy-Con ha la calibrazione eseguita perfettamente. Controlliamo se le posizioni sono corrette, le diagonali mi sembrano adeguate. Secondo bene, sì. A sinistra va a sinistra, verso l'alto, verso destra, destra, perfetto. La sensibilità è quasi pari all'originale. Se posso dire, mi sembra un po' più duro dell'originale, forse perché è meno usato. Okay. La sensazione rispetto all'originale è leggermente però, più dura, forse anche più soddisfacente. Rispetto all'originale funziona. Funziona, l'originale non funziona e questo funziona. Quindi. Ok. Ebbene, ora che lo stick è nuovamente funzionante, possiamo dire di aver sconfitto una volta per tutte questo stramalettissimo Joy-Con drifting. Sì. Almeno fino a quando anche questo mi inizierà a dare problemi. Qualche mesetto di funzionamento ce l'ho. Ma dici che sono. Cioè, il problema è nella guarnizione o proprio. No, come il problema di produzione interno. Dentro ci sono dei contatti elettrici che si usurano proprio per la dimensione ridotta. Okay. Avete visto quanto è ridotto lo spazio dentro e quanto è fino il controller. Quindi dici che anche questo potrebbe. Sì, questo drifta dare al 100% tra due mesi che drifta di nuovo. Poi soprattutto dopo che c'è questa mano esperta dietro che l'ha montato. Va bene, quindi potrebbe essere anche questa molto probabilmente una soluzione soltanto temporanea. Temporanea, come tutto dentro i Joy-Con è tutto temporaneo, è un divenire. È la caducità della vita comunque. È la caducità, Nintendo Switch, il pendolo fra drifting e cambiare controller. Esatto, che poi comunque cambiare controller non ti assicura assolutamente niente. €80 di controller e dopo due mesi è rotto di nuovo. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia tornato utile in qualche modo. Vi ringrazio. E se avete dubbi, domande o soluzioni alternative a questo flagello di Dio, mi raccomando, vi aspetto nei commenti. Io sono il Poro Michele, con Romoletto. Ciao! Ciao!